Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ciao Matteo, ti farò una bella zoomata quando hai fatto così. Giro easy sul Carso, zona sentieri di casa, in MTB ovviamente. Non so se vedrete questo video prima della partenza per il Trentino oppure dopo, perché non so se riuscirò a montarlo, ma lo saprete se andate a seguirmi su Instagram, c'è il link in descrizione. Quindi date un occhio, se sarò già partito questo video uscirà dopo, tanto non ha niente a che vedere con quella trasferta lì. Andiamo sicuramente su, qua a destra, sul single track Asini, andiamo in direzione San Michele. Pronti. Bene. Ah sì, momento figheria, fighetti, momento outfit. Bellissimo tornare fuori in praticamente estivo, a parte i manicotti. Oggi, cosa diciamo? Sì, può dire che inauguriamo il kit che abbiamo scelto, primaverile barra estivo, che abbiamo scelto per le gare di quest'anno, perché ci saranno delle gare che dovremo fare in coppia, quindi non so come ho fatto, ma sono riuscito ad accaparrarmi due outfit completi, Santini Decathlon, quelli famosi con l'iride, che grande rispetto per l'iride, però ci stava, bellissimi, tutti neri. Qua ho la pettorina della GoPro, però ci siamo, figata. Molto belli. Ringraziare le mie capacità da smanettone. Esatto. Bene, andiamo. Ripidino, subito. Questo è bello perché è guidato e pedalato, molto divertente. L'ho fatto ieri con la turbo levo in turbo di qua, adesso mi sembra di essere piantato, inchiodato per terra. Molto divertente. Ma non mi ricordavo più come era pedalare in corpo. Sì, è vero. Hai ragione. Perché la sensazione di aria sul ginocchio. Qua ti ricordi dove c'è il tornante a destra? Sì. Stai altissimo. Ho tutto dentro, tutto fuori. Esatto, stai tutto a sinistra a filo del filo. Prova. E dimmi, salto più avanti. Direzione Cippo Corridoni. Ormai, anche se è molto roccioso, mi sono convinto che mi piace di più ammo chiuso, forca aperta ma ammo chiuso. This is the tricky part.
confermo ancora una volta che la Epic Evo con ammo chiuso, forca aperta, non mi fa rimpiangere in nessun modo la Epic Expert Carbon cross country pura. In salita tanta roba. Poi, ovvio, essendo una bici che strizza l'occhio al trail, in discesa mi rende ovviamente le cose più facili, perché è un po' più aperta, perché ha più escursione. Quindi, secondo me, almeno per come piace andare a me in mountain bike, la bici definitiva. Attento in discesa, perché devo continuare a ricordarmi che ho cambiato le pastiglie at the rear, on the rear brake, e quindi la bici non frena o frena veramente poco. Quindi prima di lanciarla è meglio che sto attentino e vado piano in discesa. Anche perché questo non me lo ricordo. Ah, qua siamo, vedi? Non me lo ricordavo. Siccome noi vi chiedevate se è riaperta la fontana a San Martino in piazza, finalmente la risposta è finalmente sì. Finalmente sì. Temperature primaverili, quindi credo che è arrivato il momento delle fontane aperte. Se non mangio la zanzara che c'era sulla banana. Nel periodo non collegato, perché stavamo chiacchierando, abbiamo iniziato la salita al San Michele, diciamo versante classico dal paese, sull'asfalto. Poi, iniziato lo sterrato, abbiamo preso subito a destra, su questo sentiero qua, che va su un po' meno pendente, sta un po' sul costone del monte. Facciamo questo traverso single track. Diciamo che è tutto così, 4-5% con dei piccoli strappetti al 7-8, anche divertente. Molto pulito di fondo, però diciamo che ci sono parecchi cespugli in mezzo, come potete vedere e sentire. Se vogliamo andare direzione bosco, andiamo dritti e poi cerchiamo di ritrovare la strada, che sinceramente non ricordo. Se no, se vuoi andiamo a sinistra, andiamo su su su, però dopo facciamo sempre le stesse robe. Siamo andati qua, che 10. Sì, 10 meno 10. Poi una visita nel bosco. Un po' di aria qua. Entriamo nel bosco. Very carefully please Matteo, because you don't have the brake at the rear end of the bike.
come non detto, il vero ingresso del bosco è questo. Però vale sempre la raccomandazione riguardo al freno posteriore. Matteo, be smart, please. Fiorito tutto qua. Cioè, in una settimana vegetazione over the top. No breaks, neanche fosse il vlog di Daniel Ricciardo. No breaks. Devo fare le frenate così. Dura. Ah, scusa, non ho visto. Ciao. Non avevo minimamente visti. Ah sì. Sembra molto bello questo. Bellissimo. È una roba spettacolare questo periodo qua. Secondo me però quelle di prima erano tutte ortiche. Dopo aver preso la processionaria le ortiche è proprio niente. Però sa, si può evitare. Drop sul legno. Mamma mia, senza freno dietro sti pezzi qua perdo 10 anni di vita. Modulabilità del freno oggi zero, on off, aperto chiuso. Perché? Sarebbe un po' lungo. Ah no, lungo sì. Sì, però tieni presente che il mio freno di oggi è aperto o chiuso. Sì, sì. Appena lo punto già lui sta bloccando. Quando che era il cancello, che era il ceppo in mezzo, sono sì. Passato all'albero. E anche io uguale. Segno della croce, no. Molla e ci vediamo dall'altra parte. Boh, salitone e via. Cosa? Sì. Sono già pentato. Ma si tacca la batteria qua? No, il manettino sulla sinistra. Giorno, più e meno. Però un giorno sei curioso di farlo. Stesso giro, è elettrico. E capire cosa succede. Fatto ieri, questi sentieri tipo quelli di oggi, fino a prima di venire di qua, cambia la vita. Completamente diverso. Cioè, ti dico pur, guidi la bici in salita, come la guidi in discesa, dalla prospettiva di velocità, no? Però nella mente spingi come se fosse muscolare. Sì, sì, io non è che ho spinto di meno. Andavo via a 170-180 battiti, ho guardato dopo i valori medi, 250-260 watt. Sì, quindi non è che mi sono risparmiato perché avevo la bici elettrica, anzi. No, potrebbe essere un'idea usarla ogni tanto per fare qualche scarico. Oppure, come proverò adesso, andar via a girare in posti che non conosci, te la godi di più, togli un po' di fatica, aumenti un po' l'autonomia, che comunque pedali in posti che non conosci.
e soprattutto sai come adesso che ha nevicato di nuovo incredibilmente, vai dove quello muscolare forse non andresti, te lo saprò dire. Molto divertente, eh? C'è il parallelo che facevo, che mi è venuto in mente, è che passando dalla Epic Cross Country prima di questa, bici praticamente da gara, a questa più trail, già diciamo l'indice di divertimento è un po' più alto. Passare da questa a un e-bike come la Turbo Levo SL, una roba epocale. Siamo arrivati in cima alla salita, qua proviamo a prendere questo sentiero direzione un po' tutto, a dire la verità, Brestovet, Cotice inferiore, Cotice, Cotice superiore, quindi c'è scritto tutto, non so, proviamo. Ok, sì, esatto. Hai capito dove siamo, no? Sì, sì, ho capito. Di solito noi arriviamo giù da Michel. Esatto. Da qua veniamo su e giriamo a destra. Esatto. Bello, bello. Beh, allora la dichiaro. Se noi incrociamo gente di qua sul Brestovet, vuol dire che oggi non c'è fuori nessuno. Perché qua becchi sempre qualcuno. Abbiamo incrociato solo quei tre a San Michele. Solo quelli. Oh! Croccante col gilet aperto. Sì, no? Di sicuro mi asciugo quel minimo che ho sudato. Aspetta che non venga fuori qualcosa da dietro. Apro il nos. Un momento Dumoulin in un attimo, destra, no? Lo so. Bello cazzo. Credo che da qui faremo un rientro a casa, più o meno dritto per dritto, fra l'altro su sentieri che avete già visto mille volte, quindi vi saluto adesso, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedere qualcosa. Se sarò già in Trentino lo saprete da Instagram, non so se riuscirò a pubblicare questo video, credo di no, visto il tempo prima della partenza per il Trentino, lo saprete se mi seguite su Instagram, come dicevo in apertura del video, il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Non riesco a fare la chiusura oggi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!